nel canale Made in Made in Sud. Mi vedete con lo stesso vestito perché sono stata a fare la spesa in due posti differenti e non so quando metterò prima questo o l'altro, ma forse metterò prima quello di Eurospin. Vi faccio vedere, come avrete letto dal titolo, alcuni prodotti che io acquisto regolarmente per la mia dieta. Non mi addentro, come ho detto nell'altro video, non mi addentro nei dettagli perché questo è un tema molto 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 delicato, tema purtroppo che viene preso con troppa leggerezza, intavolato, preso, proposto, dite quello che volete, insomma viene preso, proposto con troppa leggerezza e non voglio assolutamente entrare in strade che non mi competono. Sottolineo che quando parlo di dieta e scrivo di dieta mi riferisco ad uno stile alimentare equilibrato. Ogni persona ha le sue porzioni, ogni persona ha il suo fabbisogno, ogni persona ha il suo stile di vita e soprattutto ogni persona durante la settimana mangia determinate cose e non sono le stesse che mangi tu, che mangi tu, che mangi tu, che mangi tu. Ok, stessa motivazione per cui non dirò, se mi viene chiesto, qualora mi fosse chiesto, Melania, quanti grammi mangi di X? Non lo posso dire, semplicemente perché ogni persona è diversa. Ogni fabbisogno è diverso, per cui prendete semplicemente, qualora lo vogliate, il video per ciò che è una condivisione oppure una possibilità di prendere qualche spunto. Niente di più, niente di meno. Prima di iniziare vi ricordo che mi trovate su Instagram con il nick melimadeinsud_official e adesso parto, vi faccio vedere i prodotti che acquisto sempre e che vanno immediatamente in surgelatore. Allora, Coop, melanzane, zucchine, peperoni 100% italiani, all'interno non c'è nessun tipo di condimento. La confezione da 450 grammi, come dico sempre, è importante la lista ingredienti, ancora di più sono i valori nutrizionali, quindi io vi condivido la dichiarazione nutrizionale. Di questo mix ne ho prese due confezioni, sono a fuoco o non sono a fuoco? No, ne ho preso soltanto uno, ma oh, pensavo di averne. E poi mi sono ripresa le melanzane grigliate, vi ho lasciato anche la ricetta delle melanzane. La confezione da 450 grammi, anche qui abbiamo solo ed esclusivamente melanzane. Condivido la dichiarazione nutrizionale, è questa qui. Potete effettuare un fermo immagine e leggere i valori. Queste le acquisto sempre, sono dei prodotti immancabili, come è immancabile la confezione di broccoli a rosette al naturale, 100% italiani, surgelati, si può cuocere anche al vapore nel microonde in 7 minuti, direttamente nella sua busta, anche in padella in 12 minuti, la confezione è da 400 grammi, all'interno trovate solo ed esclusivamente broccoli, dichiarazione nutrizionale. Scusate se sono veloce, se sto velocizzando, ma fa caldo e quindi non voglio rovinare il prodotto. Questi sono immancabili. Tra le varie fonti proteiche ho preso del pesce surgelato, filetto di merluzzo. La confezione è da... Oh mio, non leggo il quantitativo, 400 grammi. Questo qui, buonissimo, lo metto subito in surgelatore e poi vi dico come lo preparo. Melania, come lo prepari? Lo preparo in tantissimi modi. Al vapore con il semplice aglio e prezzemolo e un po' di peperoncino, oppure un po' di pepe macinato fresco, oppure lo preparo al cartoccio, oppure lo preparo ad oro. Lo faccio scongelare, allora lo tiro fuori dal surgelatore, mi raccomando, fate scongelare tutti gli alimenti all'interno del frigorifero, lo faccio sempre la sera prima. Il giorno seguente, quando il pesce si è scongelato correttamente, lo vado a passare all'interno del panko. Adesso ve lo faccio vedere perché l'ho ricomprato perché l'avevo terminato. Una volta che ho fatto questo passaggio, quindi senza utilizzare albume, senza uso niente, semplicemente il pesce, siccome è bagnato e bagnaticcio, anziché andarlo ad asciugare con lo scottex, io lo passo all'interno del panko. Poi vado in friggitrice, metto il pesce in friggitrice ad aria, metto proprio un goccino di olio, altrimenti non lo metto e metto il quantitativo di olio all'interno, che so, della verdura o dell'insalata, peperoni, insomma quello che utilizzo di verdura. E preparo il pesce all'interno della friggitrice ad aria.
Ovviamente potete preparare la stessa ricetta in padella o in forno. Io utilizzo cioè cito la friggitrice ad aria perché ho la friggitrice ad aria. L'ultimo minuto barra 2 minuti, minuto e mezzo, dipende da quanto pesce ho messo all'interno della friggitrice ad aria. Faccio partire il programma grill, così viene super super croccante. Se non avete il panko e volete una panatura super croccante, potete utilizzare i cornflakes. Però bisogna vedere, magari non si attacca particolarmente bene perché il cornflakes è più spesso, più pesante, quindi tende a distaccarsi. In quel caso voi potete passare i filetti di pesce o il pesce in generale nell'albume. Prendete l'albume, lo sbattete, dico albume, non tuorlo perché non mi piace il tuorlo come sapore associato al pesce, ok? Non perché il tuorlo faccia male. Lo preciso perché poi arriva il messaggio e qui purtroppo bisogna precisare qualsiasi cosa. Quindi io non amo il sapore del tuorlo associato al pesce e utilizzo solo l'albume. Sbatto l'albume con la forchetta, metto un po' di sale, passo il pesce all'interno dell'albume, dopodiché lo potete passare nei cornflakes. Per quanto riguarda il panko, questo passaggio non è necessario. Se volete potete passare prima il pesce nell'albume sbattuto e poi nel panko. Come vi trovate meglio? Questo pesce lo preparo in tantissimi altri modi, ma ecco, il modo più gustoso e equilibrato è questo, a mio avviso, perché viene buonissimo. Poi lo preparo anche con gli gnocchetti, dei pomodorini freschi e la rucola. Mamma mia, adoro! Ci sono tantissime, tantissime ricette che potete fare. Poi acquisto sempre la verdura fresca. Esempio, non ho preso tante cose perché avevo altra verdura barra ortaggi freschi a casa e altra verdura barra ortaggi surgelati. Comunque ho preso la lattuga cappuccina. Questa qui, l'insalata, non me la faccio mai mancare. Poi siccome le altre erano scure, non mi piacevano come erano, ho preso altra insalata all'interno della busta, coltivata nei fertili campi dell'Etna con metodi tradizionali che garantiscono gusto, salubrità e sostenibilità, già lavata e pronta da condire. Ho preso due confezioni, le confezioni sono da 180 grammi cada uno, invece questa all'interno della confezione è da, non c'è il peso, comunque al pezzo 0,99. Se riesco vi metto anche i prezzi perché le cose non sono tantissime, quindi riesco a mettervi i prezzi. E poi il basilico, vabbè, il basilico dal pomodoro lo metto ovunque. Il basilico è imprescindibile, cioè in una spesa per me il basilico c'ha da sta, come il prezzemolo. Mentre ho sistemato vi faccio vedere le altre cose che ho acquistato. Allora, l'unica cosa che acquisto sempre e che contiene zucchero è il latte di mandorla della Condorelli. Mi dura tantissimo e quando dico tantissimo, Melania, perché lo compri quando lo utilizzi al mattino quando preparo il caffè? Ad Azzulelli caffè senza zucchero, ma all'interno ci metto ma proprio un goccino di latte di mandorla. Questo è l'unico vezzo, l'unico capriccio, l'unico, non so come definirlo in altro modo, l'unica cosa che mi concedo. Poco, poco. Poco, senza esagerare. Ovviamente, se nel corso della giornata preparo altri caffè, non lo metto perché altrimenti un po' la mattina, un po' a mezzogiorno, un po' la sera e durante la giornata e poi durante il proseguire della settimana non è più poco, ma è tanto, diventa tanto. Poi immancabili, immancabili, immancabili per me sono gli infusi. Adoro bere, già di base amo bere, quindi sono avvantaggiata, ma in estate adoro preparare delle bottiglie enormi con lime, limone e infusi. Ho preso questo dell'Angelica, non l'ho mai provato, sono usciti tre gusti se non erro, che vanno a proporre un cocktail. Io ho preso il Cosmopolitan Infusion, ma c'è anche il Mojito e
qualche altra cosa, non me lo ricordo. Se dovessi ricordare, vi metto le foto. Comunque, io ho preso il Cosmopolitan. Infusione a freddo, zero calorie, quindi all'interno, tranquilli, non c'è zucchero. Si girano tutta la scatola, che stanno sotto. Mamma mia, capami. Ingredienti: fiori di ibisco, rosa canina, foglie di stevia, aromi, radice di liquirizia, radice di barbabietola, Cina. Non lo so, questo ingrediente non lo conosco, quindi non so come si pronuncia. Aroma naturale, succo di fragola 0,09%, succo di mirtillo 1%, e un filtro per 7 minuti in 200 ml di acqua fredda o temperatura ambiente. No, io lo metto all'interno dell'acqua fredda. Comunque, pensate quante scatole di questi io faccio fuori, perché se da 200 ml ci vanno filtro, i prepari cicci pizze e bestie, comunque li faccio fuori proprio come là. Buonissimi, questi sono buonissimi. In realtà tutte le tisane fredde del marchio L'Angelica le adoro, mi piacciono molto. Poi immancabili sono le spezie, le prendo di tutti i tipi, di tutti i gusti. Stamattina c'era la moria delle vacche da Ipercop, perché non ho trovato proprio niente, quelle che di solito prendo. Peraltro hanno tolto lo stand di Ubena, perché ho sempre preso le spezie sia di Ubena che di Cannamela, l'hanno luato. Comunque da Ipercop trovate i dal pepe, ho pigliato sui dal pepe dal 1969. Ho preso la cipolla granulare e l'erba cipollina in foglie. Queste qui, vedete? Aspettate che mi avvicino. Gli aromi io li utilizzo a manetta, perché rendono effettivamente il cibo molto più buono. Anziché mettere 10 litri di olio, di condimenti, besciamelle, panne, formaggio, prosciutto cotto, tutti questi condimenti passanti per far mangiare, aromi, aromi, erbe aromatiche, erbe aromatiche e aromi. Per caso non avete capito? Poi, immancabili, le passate di pomodoro, ci faccio qualsiasi cosa, anche per esempio, le melanzane col sugo. Allora, io non riesco a chiamare parmigiana quei piatti realizzati, quelle ricette che prevedono la melanzana grigliata con il sugo squarato. No, diamo il nome alle ricette giuste: melanzane con il sugo, melanzane grigliate con il sugo. Mamma mia, ci fanno. Stanno scritti in quattro dicendo la parmigiana light, ma quella parmigiana light non si può manco definire parmigiana. Comunque, lasciamo perdere. Questo è il mio parere. Se voglio mangiare parmigiana, mangio una piccola porzione di parmigiana, però parmigiana vera, con la P maiuscola. O se no, si mulignano, non da sta salsa velluto, mulignano grigliano, da salsa velluto, senza niente, a parmigiana, ma quella parmigiana. Ma ci dico così. Allora, passata di pomodoro, questa qua. Gli press, uno vuole due gnocchi alla sorrentina, un po' di passata nella cipolla, la giusta quantità di olio, chin vasinicol, sarebbe il basilico, gli gnocchetti, la giusta quantità di gnocchi, quelli piccolini, non quei pezzi di pallone, perché a me personalmente non mi piacciono, e un po' di parmigiano. Anche questi non si possono definire gnocchi alla sorrentina, perché gnocchi alla sorrentina si mette formaggio a morì. Si mette un po' di condimenti più e poi ci va pure la provola di Agerola. Ma non riuscite quando il gnocco alla sorrentina si mette la provola, perché mi arrabbia. Stamattina sono chicchi. Comunque, passate di pomodoro a mancabala. L'ho detta apposta, so come si dice. Mamma mia, comunque YouTube e Instagram è diventata proprio una cosa ammuscianda. Lasciamo perdere, andiamo avanti. Poi, della linea di Spesotti, come fonte proteica, per me sono immancabili ceci e fagioli cannellini. Immancabili! Sotto le quali ai legumi cacciatori in busto. Sciacquateli sotto il getto dell'acqua. Questo lo dicono le linee guida, non è che lo dice Meli Madinzut. E lo dicono anche i nutrizionisti, che veramente hanno studiato, che studiano e professano ciò che hanno studiato. Non è che studiano una cosa, ma poi lo studiano, no? E poi riuscirono tutto un'altra cosa. Comunque, lasciamo perdere. Pigliate i ceci, l'endicchio, che le crepe, li sciacquate sotto all'acqua, belle belle, e poi li cucinate. Basta.
Ma perché uno si crea problemi quando i problemi non ci stanno? C'è troppo sale, ma quando mai sciacquatelo sotto all'acqua e cucinato? Vado a mettere per forza 10 kg di sale durante tutta la giornata, ma quanta sale avevo mangiato? Come soffro. Poi, olio cuore. Perché compri l'olio cuore più buono e meglio e peggio e così e colì, tiki tacchi, tiki cocchi? Lo compro perché il sapore è molto delicato e mi piace. Punto. Sì, ma l'olio d'oliva a me piace di più, soprattutto a crudo, questo. De gustibus non disputandum est. Ma raccomando, correggite anche. Vabbè. Parmigiano reggiano DOP, grattugiato, anche se il parmigiano grattugiato lo consumo pochissimo. Questo è un po' per tutta la famiglia. Vabbè, tutte cose un po' tutto per la famiglia. Vabbè, ci siamo spiegati. Uova, le uova, vendi uova, le uova sono immancabili, proprio immancabili, assolutamente. Come le prepari? Sode, strapazzate, la frittatina, la frittata con le verdure, la frittata con le cipolle. Non viene come la frittata di cipolle che fa mamma, che mamma mette mezzo litro di mamma mi stai sentendo, con le cipolle di Tropea. Mamma mia, frittata di cipolla con la frittata con le cipolle di Tropea è una cosa proprio. Un piatto semplice ma è troppo saporito. Ovviamente io lo preparo in un altro modo per ridurre i grassi perché è troppo saporito. Ma se io me la voglio mangiare regolarmente, non è che posso mettere tutto il chilo condimento. Vabbè, ci siamo capiti. Comunque, le uova, per quanto mi riguarda, ci hanno stasera. Poi ho preso il prosciutto cotto. Una volta a settimana mangio un salume. Bresaolo, prosciutto cotto, mortadello, San Daniele, Chili Parm, quello che mi va, che il maccato. Poi formaggio Soresina Topolino, simil Galbanone per intenderci. Anche questa è un'altra fonte proteica che consumo durante la settimana perché alterno, le fonti proteiche. Come le verdure, io le alterno, non mangio sempre la stessa cosa. E poi ho preso della Viviverde il seitan alla piastra. In realtà io cercavo anche il tofu affumicato, ma non c'era. Ho preso quello al naturale da Eurospin. Viviverde bio seitan alla piastra ad alto contenuto di proteine, la confezione da 200 grammi. Questo qui. Io il seitan lo adoro, mi piace tantissimo, lo faccio in friggitrice ad aria, ma quasi sempre lo preparo a tocchetti e lo mischio insieme alle verdure grigliate o per esempio all'insalata, lo faccio gratinare un pochino in friggitrice ad aria senza condimento e poi lo metto a listarello a cubotti all'interno delle insalate. È buonissimo, oppure mi piace preparato alla pizzaiola, quindi preparando mocio voca, passato, poco a poco passato, oppure col pomodoro fresco, però preferisco la passata perché il pomodoro fresco cotto da mangiare così non mi piace. Quindi il pomodoro fresco mi piace mangiato sì cotto, ma come vi ho detto prima, se lo devo mangiare esempio insieme alla pasta oppure insieme alla carne, tipo carne alla pizzaiola, il pomodoro schiacciato con le pellicelle non mi piace, è buonissimo. Io lo adoro, mi piace proprio tanto, 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 tanto. Poi, immancabile, immancabile, lo yogurt intero bianco al naturale. Questo qui è buonissimo. Ah, scusate perché non vi ho condiviso i valori nutrizionali del seitan. Ok, sono a fuoco. Poi la pasta. Pasta Rummo, fusilli numero 48. Io di pasta ne sto mangiando quasi zero, ma semplicemente perché preferisco mangiare in un altro modo. Ho impostato l'alimentazione in un altro modo. Mezze penne rigate. Comunque vi faccio vedere questa perché è tra le paste che riprendo maggiormente. Quindi per questo vi faccio vedere questa qua. In ultimo vi faccio vedere il mio amatissimo panko. In ultimo vi faccio vedere il mio amatissimo panko. Allora, costicchiamo un pochino.
Siamo sui 4 euro e qualcosa, vi metto il prezzo da qualche parte, ma mi dura tantissimo perché comunque ne utilizzo una giusta quantità e soprattutto non lo consumo tutti i giorni. Quindi poi alternando le fonti proteiche e le varie ricette, capite bene che dura un bel po'. Comunque più di 4 euro costa sicuro. La busta è richiudibile, la confezione è da 200 27 grammi, vediamo se c'è. Ok, pangrattato croccante in stile giapponese. Abbiamo la farina di frumento, zucchero di canna, lievito, sale. Può contenere soia secca. Uno dirà: sì, Melania, ma contiene lo zucchero. Sempre il discorso che ho fatto prima. E carboidrati abbiamo 72 grammi, sempre per 100 grammi. Voglio dire, chi è che utilizza per panare le cose 100 grammi? E quindi 100 grammi sono 1,9 di grassi, 72 grammi di carboidrati, e di cui zuccheri 4,9, proteine 14, sale 0,29. Quindi questo zucchero c'è, ma in realtà è come se non ci fosse, perché utilizzando il giusto quantitativo e soprattutto se si segue una sana alimentazione durante la settimana, va più che bene, tranquilli. Io vedo molte persone che sono spaventate da qualsiasi cosa. Purtroppo, voi la cattiva professionalità di alcuni dottori, voi la cattiva informazione nei programmi televisivi, sui giornali, su Instagram e YouTube non ne parlammo proprio, le persone sono letteralmente terrorizzate da qualsiasi cosa. Quando in realtà dovremmo considerare il fabbisogno personale, lo stile di vita, le abitudini, se ci sono delle patologie in corso, insomma, veramente bisogna tener conto di tantissimi fattori. Ecco perché io sto ben lontana dal parlare di determinate cose o di condividere altrettante cose. Quello che posso fare è magari condividere alcune ricette, vi faccio vedere qualche preparazione, ma più di questo nada de nada, proprio perché ho rispetto nei confronti di chi mi guarda. Spero di esservi stata di compagnia e perché no, spero di avervi incuriosito con qualche prodotto. Fatemi sapere quali sono i vostri prodotti che acquistate abitualmente per mantenere uno stile di vita equilibrato in riferimento all'alimentazione. Questo caldo mi sta sfasando il cervello. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il nick meli_made_in_sud_official e come sempre un bacio, un abbraccio e un tarallino dalla vostra Meli Made in Sud.